Il Cagliari, con la vittoria contro la Spal, ha dimostrato una maturazione riferita certamente alla maggiore esperienza acquisita in campo. Infatti è scesa una formazione uguale allo scorso anno, con le uniche eccezioni di Cigarini in regia al posto di Di Gennaro e Pavoletti al posto dell'ex attaccante che ha deciso di giocare proprio con la squadra spallina. Quindi la squadra ha acquisito in difesa una maturità, una solidità indubbiamente supportata anche dalla copertura del centrocampo ad opera di Barella, Ionita e Cigarini, ma anche dal rientro di attaccanti come ha fatto più volte Pavoletti. Difesa che sulla carta rispetto all'anno scorso doveva essere meno forte per la partenza di Alves e Isla, ma che invece con due centrali come Cepitelli e Pisacane e laterale come Padoin e Capuano, prestato solo a sinistra, ha dimostrato di essere tutt'altra cosa rispetto alle incertezze passate. Cragno poi giganteggia in porta e sta crescendo tecnicamente, acquisendo buoni tempi per le uscite, mostrando senso del piazzamento oltre alla sufficienza e colpi di reni repentini che gli fanno raggiungere anche le palle più lontane difficili. Il centrocampo, anche questo edito l'anno scorso, presentava Ionita, Barella e il nuovo innesto Cigarini, che prestano, smistano e difendono con ottima tecnica e buona preparazione fisica, che hanno fatto segnare una crescita indiscussa. Barella in particolare non sembra di avere solo 20 anni, perché è già esperto, dotato di visione di gioco, dribbling, tecnica e fisicità quando è necessario. João Pedro e Sau sono delle spalle di valore per un Pavoletti che ha dimostrato di avere un gioco a tutto campo e non si cristallizza avanti come l'ex che occupava la sua posizione l'anno scorso. Un giocatore che lavora per la squadra e che sa colpire di testa e di piede quando ha l'occasione, sa entrare con decisione in marcatura, un acquisto azzeccato quindi che non farà ripiangere nessuno. João Pedro e Sau poi completano e migliorano il tasso tecnico della squadra che gioca a memoria ormai e che potrà contare a breve sull'olandese Van de Vier, su ricambi di prima mano come Cigarini, De Sena, Miang, Giannetti, Cosu e Faragò, De Iola. Insomma, l'obiettivo rimane la salvezza, ma sperare in qualche altro traguardo è lecito, visto la maturazione del gioco rosso-blu, ma anche considerato il valore tecnico che la squadra sta dimostrando sul campo.